Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi, come avrete letto dal titolo, vi faccio vedere alcuni acquisti fatti su Michelle Nails. Allora, partiamo subito. Una cosa che già volevo prendere appena uscì è l'Ice Gel, quindi il nuovo gel di Michelle Nails, quindi un bifasico. L'ho preso nella colorazione cipria, che non dovrebbe bruciare. Quindi sapete tutti che ormai siamo alla ricerca di gel costruttori che performino alla grande senza ustionare. Quindi ne sono usciti in varie colorazioni. Io ho preso appunto la colorazione cipria. La consistenza è questa. Quindi io direi una media densità. Assolutamente, e la colorazione mi piace, pensavo fosse un pochino più neutra, ma invece è abbastanza rosatina, però insomma ancora non l'ho provata sull'unghia, quindi qui il prodotto è concentrato, sicuramente il colore si vede di più, ma vi dirò nel dettaglio al momento in cui lo proverò, ancora non l'ho proprio provato. Quindi vi farò sapere anche se è vero il fatto che non ustiona e se ovviamente dura. Vi arriva nella scatolina e questo è il prodotto. Vabbè, il pack è molto semplice, è abbastanza cheap, però insomma, non chi se ne frega se il prodotto funziona, va più che bene. Il costo mi sembra che sia sulle 10 euro per quanti ml, 15 ml di prodotto. Allora, poi ho preso dei glitterini, un kit di glitter in polvere, che sono molto belli, devo dire. Adesso li apriamo. Io ne ho tirato fuori uno, gli altri francamente non li ho nemmeno guardati. Allora, eccoli qua, li ho aperti. Questo qui era aperto, svitato, quindi ci sono brillantini ovunque. Meno male non ho perso tanto prodotto, però un pochino è andato perso, devo dire. Questo mi dispiace molto. Vi faccio vedere. Allora, non hanno nome, non hanno niente perché è praticamente un kit. Non vi so dire nemmeno il nome del kit perché non c'è scritto sul cartoncino esterno, ma vi lascio semmai il link di ogni singolo prodotto sotto nell'info box, almeno aprite e avete direttamente il prodotto che vi ho fatto vedere. Quindi partiamo a mostrarvi questi glitterini. Allora, qua c'è un mix di glitter fucsia verdi bellissimi, molto, sono veramente molto belli, devo dire. Poi abbiamo lui. E anche qua abbiamo un mix di glitter verdi, fucsia e rossi. Abbiamo questo che sembra uguale a quello che vi ho appena fatto vedere. Io praticamente le vedo uguali, sono identici. Abbiamo lui. E qua sempre glitter sul verde, fucsia. E infine lui che mi sembra identico a quello che vi ho appena mostrato. Ora voglio vedere un attimo, Allora, sì, sono simili. Però questo qua c'è all'interno dell'oro, mentre di là c'è all'interno dell'argento, quindi uno è più freddo e uno un pochino più caldo, diciamo così. Però insomma sono simili, io penso che se vi sbagliate su un'unghia applicate uno, su un'unghia applicate l'altro, si veda relativamente poco, se non niente, direi. E ora voglio vedere la differenza anche degli altri due che mi sembravano simili. Voi dalla videocamera vedrete ben poco. Però, allora, questi qua, dei glitter che sono un pochino più sul fucsia, mentre di qua si va un pochino sul violettino. E, sì, vabbè, ma sa che questi sono qui c'è più rosso, qua diciamo che è più un rosso marroncino, ecco, che sono davvero molto simili, Quindi diciamo che nel kit avrei messo qualcosa di più differente tra loro. Comunque sono molto belli. E poi abbiamo lui che era quello che praticamente ho trovato aperto e mi dispiace perché è quello più bello di tutti, secondo me. Questo è veramente bello. Molto molto bello. Sicuramente riacquisterò questo kit per averli anche doppioni perché non è che ci sia tanto prodotto all'interno, quindi finiranno in un batter d'occhio. Andiamo avanti. Allora, ho preso questa piastrina qua, un appoggia tip. Per farci magari due foto, non faccio grandi tipe decorate, però insomma, se mi venisse in mente oppure voglio far vedere anche una tip con colore, insomma, mi piaceva avere uno sfondo molto carino e quindi ho deciso di acquistare questo aggeggino. Poi ho preso questo kit di foil con la propria colla. Sono in fissa con questi foil, con questa colla, e sono curiosa di capire quale tra tutti quelli che ho è il migliore nell'applicazione. Quindi ho preso appunto la colla foil gel, che è anche un bel boccione,
15 ml, e poi ho preso questo kit. Quindi all'interno trovate 10 rotolini di foil con queste fantasie. Ce n'era anche un altro di kit, ma ho deciso insomma di acquistare questo e di vedere com'è, se va bene, che attacca bene e quant'altro. Prenderò anche l'altro sicuramente. Per finire, anche di questa azienda ho voluto provare le polverine specchiate. Allora, anche questi hanno il solito pack, la solita scatolina col dentro il suo applicatore. Allora, io secondo me, diciamo che queste polverine sono identiche in tutte le aziende, insomma l'idea che mi sono fatta è questa, perché hanno veramente proprio tutto il solito pack, o bianco, o nero, argento, insomma il pack è quello, le bustine sono quelle, quindi secondo me le prendono tutti, secondo me nel solito posto, anche come applicazioni sono tutte uguali, cioè non ce n'è una che è meglio, una che è peggio, sono identiche, quindi vedete voi tra tutte quelle che sono uscite qual è che costa meno, perché veramente sono tutte uguali. Allora, qua abbiamo un verde e abbiamo questo oro rosa che francamente non ho ancora steso e lo andiamo a stendere insieme. Ho preparato già le tip, quindi facciamo come se fosse un'unghietta a base nera. Questo è il verde che andremo ad utilizzare ed è nello specifico questa colorazione che dovrebbe essere il numero 13. Prendiamo il nostro applicatore. Preleviamo un po' di prodotto e vado ad applicarlo. Allora, potrete notare che ne basta veramente poco, cioè avete visto quanto ne ho prelevato ed è bastato per quasi tutta l'unghia, quindi veramente prelevate poco prodotto alla volta perché tanto ne serve una quantità minima, cioè vi dureranno un'eternità e mezzo queste. Ed eccolo qua, bello. Ho voluto prendere questo verde perché proprio mi dava l'idea di Natale, cioè veramente bello. Adesso vado di oro rosa e dovrebbe essere questa la colorazione numero 12. Prendo un po' di polverina e vado a stenderla. Molto bella anche questa, molto bella. Quindi non ho preso il sigillante perché è tutto crepata la tip, ma ce ne faremo una ragione. E questa è in versione oro rosa, molto bella direi. Eccole qua tutte e due insieme, effettivamente mi piacciono tantissimo perché questo qui è più che non è proprio un oro rosa, è più un bronzo francamente, più che oro rosa. Mi ricordavo che era descritto come oro rosa, ma forse boh, mi sbaglio io. Lo vedo molto, è un colore molto autunnale, mi piace davvero tanto. Sono davvero carine. E ora, visto che ci siamo, voglio andare a fare una prova insieme a voi applicando i foil sempre di Michelle Nails. Vediamo un po' se al primo tentativo riusciamo ad applicarli. Allora, vado a utilizzare questa tip che tra l'altro è un colorino che mi hanno mandato in omaggio all'ordine e francamente non mi è piaciuto. Uno perché risulta trasparente, il colore non sarebbe nemmeno brutto francamente, ma risulta trasparentino e francamente, cioè, nel 2020 questi colorini qui trasparentini direi che si possono proprio anche evitare, quindi questo qui non mi è piaciuto. È la colorazione, non lo so, non so nemmeno che colorazione è perché non la vedo. Comunque vabbè, non mi è piaciuto. Utilizziamo lui come base, quindi vado ad applicare il foil gel. Allora, questo qua va polimerizzato in lampada LED UV LED 60 secondi e in lampada UV 120 secondi. Quindi lo applico e lo andiamo a polimerizzare appunto 60 secondi in lampada LED. Allora, questi qui sono proprio foil, quindi cosa faccio? Mentre questo qui lo andiamo a far asciugare, vado con un pad pulito imbevuto di cleaner a pulire la parte dietro del foil, come se la dovessi sgrassare. Ok, la tip è pronta, abbiamo catalizzato 60 secondi, vado ad applicare il mio foil. Vado a premere bene, a levare eventuali grinzine. Se ne ho bisogno, mi aiuto con un bastoncino o con insomma quello che
più vi pare, e vado proprio a schiacciare tutto il foil sulla tip e piano piano vedo se il foil ha aderito. Se vedo che c'è qualche punto, ripremo un attimino. Allora, la tecnica poi è sempre quella, come appunto di passione unghie, insomma, come tutti gli altri. Vabbè, in cima non attaccherà. E questo è il risultato. Quindi vado a sigillarlo e ve lo faccio vedere lucido. Ecco il risultato. Allora, devo dire che mi piace parecchio. Poi, ovviamente, io sotto avevo messo, c'era già quel colore lì un pochino più rossastro, ma se sotto si mette un bel marrone, quindi che riprenda proprio il foil, se dovesse capitare appunto come qui nel laterale che magari non ha aderito bene, non si vedrà niente perché appunto ripiglierà il colore poi del foil. Come potrebbe essere questo puntino qua, vedete? Se c'era il colore non si vedeva nulla. Quindi direi che per il momento sono promosso, vediamo un po' con l'applicazione sull'unghia diretta e poi vediamo anche tutte le altre poi appunto fantasie. Io direi di provarne anche un'altra. Proviamo questa qua sul biancastro. Vediamo un po' l'effetto. Mentre la tip polimerizza, come al solito vado a fare il mio passaggio, vado a dare una piccola sgrassata con un pad dietro il foil. Proprio leggera. Abbiamo preso la nostra tip e vado ad applicarla e piano piano vado a far sì che tutto il foil aderisca alla superficie. Cerco di fare meno grinze possibili, però insomma sappiamo che l'unghia è stondata, quindi non è dritta pari, ma noi ci proviamo. Quindi vado bene ai laterali, che sono quelli un po' noiosetti, a premere in punta e sempre con il mio bastoncino, con quello che vi pare, andate a lisciare le varie righettine che si possono essere formate. Ok, adesso proviamo ad andare ad alzare la nostra. Se vedete che qui per esempio non ha aderito, torniamo con il nostro bastoncino e gratticchiamo nella zona dove abbiamo visto che non ha aderito. Allora io tendo a non strappare subito il foil perché appunto se vado così delicatamente e vedo alcune zone che non hanno aderito, posso rimettere giù il foil e andare appunto a far aderire la zona. Vedete che adesso ha aderito, quindi vado proprio delicatamente. Qui, vabbè, non aderite, ma qui tanto siamo sulla punta della tip ed è un po' noiosetto, però vado a gratticchiare e poi porto via il tutto. Ed eccolo qua. Andiamo a lucidare e torno con tip lucida. Ok, eccomi con le tip finite e devo dire che mi piace molto a me questo effetto e poi francamente è anche abbastanza veloce. Dobbiamo solamente avere l'occhio, l'accortezza di far sì di far aderire insomma il meglio possibile questo foil e vi ripeto, vi consiglio di non strapparlo a ceretta come tanti consigliano. Io preferisco alzarla piano piano e appunto vedere nei punti dove devo andare un po' a premere maggiormente. Niente ragazze, per questo video direi tutto. Vi ho fatto vedere tutte le cosine con le varie applicazioni, spero vi sia stato utile. Vi mando un mega bacione al prossimo video. Ciao ciao.